I furbetti dell'immondizia dovranno stare attenti perché rischiano di rimanere in trappola fotografati mentre scaricano rifiuti dove non dovrebbero. La prima foto trappola sarà installata nel territorio riminese nella notte di lunedì. Alle fotocamere di controllo ambientale farà seguito entro la settimana, spiegano, il montaggio delle altre 5 che operano sul territorio comunale in una settantina di posizioni individuate e autorizzate dalla prefettura sulla base delle segnalazioni pervenute, specie da parte dei cittadini, della polizia municipale e del gestore. I dispositivi che saranno installati, spiega l'amministrazione comunale, sono in grado di scattare foto a colori di giorno e bianco e nero di notte, anche in caso di assenza totale di illuminazione, fornendo informazioni visuali sugli utilizzatori delle postazioni identificate e inviando un SMS di allarme nel caso di tentativi di manomissione. Le zone video sorvegliate per rispetto alle norme sulla privacy verranno segnalate mediante cartelli utilizzando le stesse strutture scatolari di contenimento delle fotocamere. Più che del numero di sanzioni, ha commentato l'assessore all'ambiente Lamontini, l'augurio è che diminuiscano i conferimenti non corretti da parte delle persone. Le prossime settimane avremo già le prime risposte che, anche grazie all'introduzione di questi nuovi apporti tecnologici, confido possano essere più che positive e consentono di ottenere ordine e decoro anche in quelle aree di raccolta rifiuti su cui riscontriamo criticità. Nel 2018 sono stati 150 i verbali elevati per il mancato rispetto delle disposizioni che regolano il conferimento corretto dei rifiuti.